Pazzesco al Castellani, sì, praticamente un Empoli che fa la partita, Mollicce, che comunque strappa un pari che fa comodo. Perché l'Empoli ha dominato? Perché dall'altra parte c'è un Falcone che smiracola a più non posso e che parata ha fatto. La prima la fa su Cambiaghi nel primo tempo, circa la mezz'ora, ma la prima palla gol è di Piccoli sul cross basso di Dorgu, solo che non trova la porta. Poi arriva questa occasione di Cambiaghi, un altro paio di tiri del Lecce, facili per Berisha. Primo tempo così, con due infortuni, con l'infortunio di Ciccio Caputo e con l'infortunio di Bartosz Berezinski per l'Empoli, quindi anche una dose di sfortuna per l'Empoli. Secondo tempo, appunto, sempre sullo 0-0, Falcone inizia il suo show perché. Prima sul mezzo esterno di Grassi, mezzo deviato da Pongracic, la tiene lì salda a terra, poi ancora su un missile di Grassi, cala la parata e poi arriva il gol di Banda con l'erroraccio di Berisha che se la fa passare sotto le gambe. Un tiro che non aveva grandissime pretese del giocatore del Lecce. Però Berisha valuta male la traiettoria e gli passa sotto le gambe, appunto. Poi però diciamo che succede l'imponderabile perché su un affondo di Cambiaghi e il cross messo in mezzo arriva la deviazione di Rafià che batte Falcone per l'1-1 e poi ancora Falcone, ancora Falcone. Sì, su Luperto, sulla bomba centrale di Luperto vola e poi sulla susseguente conclusione di Cambiaghi blocca a terra. Che dire, un punto come detto in apertura che va a me va benissimo a Lecce per come si è messa la partita poi solo praticamente a difendere. Nonostante l'ultima occasione ce l'abbia Krstovic su un cross di Banda, ma non riesce ad arrivare con il suo destro. Empoli che va a 12 punti, sempre lì mischiato in cose brutte. E il Lecce dovrebbe essere a 16, non ricordo benissimo, però. È un punto incredibile. I tifosi del Lecce devono ringraziare Vladimiro Falcone perché è un gran portiere. Un gran portiere l'ha dimostrato anche oggi. Per questo video è tutto. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale e ci vediamo più tardi per Cagliari Sassuolo. Bella.